arrivato ieri sera dopo cena. Ho lanciato, montato tutto, ho lanciato le canne, innescato le boilers Green Power, in cui ho pasturato un mese, due giorni no e un giorno sì. Ma quando pare la prima notte parte qualche bip di qualche carasso, perché comunque sono in maggioranza in questo lago, rischi anche girare in prefrega, quindi immagino che tra poco inizieranno la frega vera e propria. E niente, dopo stanotte ha piovuto, ha fatto un bel temporale, dopo oggi è uscito il sole, il caldo a mezzogiorno sembrava agosto. Poi adesso tra qualche ora dovrebbe tornare la pioggia. Adesso, parlando sempre di alimento naturale, vi mostro una cosa. Vedete, queste sembra del muco sul legno, com'è bello pieno. Beh, questi qui non sono nient'altro che uova di lumachina d'acqua, quindi credo che ce ne siano veramente tante anche di lumachine. Poi ci sono molti cirini adesso perché le rane hanno dato il loro meglio e è arrivata la bella stagione in anticipo in questo posto, quindi mi trovo anche un po' spiazzato. Io comunque avevo calcolato delle boilers per un periodo più freddo, dove magari c'era carenza d'alghe, carenza di alimento naturale, ma a quanto pare in giro di una o due settimane è cambiato completamente questo lago. E quindi sempre più difficile venirne a capo. Adesso ho visto più o meno i pesci che ci sono anche delle alborelle, carassi, e però di lei ancora nessuna traccia, non l'ho più vista e spero che arrivi questa notte o domani mattina o stasera, non lo so, ma spero che arrivi presto, perché comincio un po' a perdere le speranze, ecco, anche se devo riuscire a catturarla in qualche modo. Quando ho ritirato le canne quest'oggi, quella di sinistra, la boilers aveva un odore di fondale puzzolente, quindi ho deciso di sostituirla pescando con una Tiger con mondatura slip di rig, perché comunque la Tiger sicuramente assorbe meno gli odori. E poi cambierò anche un po' lo spot, mi sposterò qualche metro più avanti, mentre la canna di destra, quella che comunque ha pippato più frequentemente perché i carassi comunque girano qui davanti, mondatura boilers rimarrà, con classica mondatura Blueback. Canna innescata a Tiger ho deciso di non pasturare, anche perché non ci arriverei con le Tiger, troppo distante, e quindi sarà una pesca one shot one kill, sperando che la carpa sia incuriosita da questo innesco giallo con un chicco di mais finto per farlo stare dritto, comunque farlo essere più visibile su un fondo scuro.
speriamo che la carpa sia o incuriosita o che abbia voglia di provare le Tiger. Quindi una canna sarà così, mentre l'altra comunque butterò qualche boils spezzettata attorno all'innesco, tanto poi arriva i carassi che puliscono, ma credo che un po' di pesce in frenesia alimentare, anche se sia diverso da una carpa, a lungo andare potrebbe anche attirare pesci più grandi e forse arriverà proprio la nostra carpa. Adesso vediamo. Giunti alla sera del secondo giorno, quindi adesso tra poco andrò a dormire. E niente, oggi tutto invariato, poi alla fine non ha fatto quattro gocce, si è alzato il vento, un'aria fredda, ma adesso sembra che il tempo sia migliorato, insomma. Oggi ho visto molto movimento di pesce, infatti ero molto fiducioso che magari la carpa con una giornata così calda si facesse vedere, ecco. Però non è stato così, a differenza dei soliti carassi che ormai li ho visti ovunque, e sembra svanita nel nulla, quasi che comincio a dubitare che quello che ho visto quel giorno ci sia veramente. Però non demordo, perché comunque sono sicuro di aver visto bene, quindi niente, incrocio le dita questa notte, speriamo che tutti i sacrifici, insomma, in qualche maniera vengano ricompensati, e comunque male che andrà cambierò completamente approccio. Le boilers le abbandonerò e andrò soltanto di Tiger. Vediamo se così magari riusciamo a vedere questa fantomatica carpa, perché comincio a non sapere più cosa inventarmi se questa notte anche va male. Giunti alla mattina del secondo giorno e anche questa notte è passata tranquilla. Sinceramente speravo di prenderla questa volta, anche perché spendere due giorni in un posto così insomma avrei preferito andare altrove, però questo sta a significare che è veramente tosto. Adesso sto pensando di fare un piccolo buco sulla piazzola in maniera da poter sfruttare quella zona di dietro, che comunque da qui non riesco a pescarci, perché dovrei fare una curva e sto al lancio, quindi rimane abbastanza impossibile. E poi ci si ritorna, proverò con le granaglie stavolta, soltanto granaglie, cioè la prossima volta. Che mazzata, praticamente sono, questa è la quarta notte che faccio cappotto su questo lago. No,
è dura, dura perché non me l'aspettavo così tosto. Pensavo sì che sarebbe stato difficile, ma anche dopo una masturazione di un mese, vedere comunque che non ci sono risposte da parte del pesce scoraggia molto. Quindi cercherò di inventarmi qualcos'altro più avanti, vedremo. Visto che comunque le Voiles si sono comportate come speravo, o perlomeno sono state accettate dal pesce come speravo, non vi darò questa ricetta, ma a breve vi darò una ricetta per lo stalking in acqua sopra i 17-18 gradi, che è veramente una bomba attrattiva su qualsiasi pesce, carpe, tinche, scardole, cavedani, qualsiasi pesce passa purtroppo si lancerà sulle nostre esche, ma vi assicuro che è un'esca veramente formidabile. Poi nel prossimo video ve la darò.